Buongiorno, benvenuti a questo incontro con qualcuno in presenza e purtroppo molti a distanza, ma comunque ben connessi. Ringrazio della presenza dell'organizzazione di questo incontro che riguarda un tema che a prima vista per noi profani non è subito chiaro, però sono stato abbastanza istruito per capire bene l'oggetto e anche l'importanza. E quindi io mi limito a dire così due mie riflessioni di carattere generale che però hanno a che fare con questo problema generale, non solo riguardante questo virus, ma tutti i virus da cui siamo drammaticamente interessati. E dico subito intanto che mi fa molto piacere, ringrazio Francesco Riva in particolare, che è un consigliere promotore di questo progetto, poi molto attivo al CNEL, veramente noi abbiamo bisogno di questo perché il CNEL rappresenta istituzionalmente tutte le maggiori organizzazioni della società civile, dei produttori del lavoro, e quindi se tutti i rappresentanti sono attivi, noi diamo un contributo alle scelte anche politiche pubbliche, perché questo è il ruolo del CNEL, il ruolo di riflessione e di proposta fatta coinvolgendo tutti o larga parte degli stakeholders, come si dice, a seconda degli argomenti. Io su questo intanto mi fa piacere che qui si presenta un progetto, perché è sempre bene che i convegni non siano isolati, ma si inseriscano appunto in un progetto di attività durevoli. E poi, quando mi si spiegava l'importanza di questo specifico progetto che ha a che fare appunto con un tipo di virus, il papilloma particolare, mi è venuto in mente di dire, di sottolineare due o tre cose che sono poi nel dibattito pubblico e che il CNEL segue anche nell'interlocuzione con i governanti. Cioè, noi abbiamo appunto una civiltà globale che è non per la prima volta nella storia, perché abbiamo nei secoli passati avuto casi drammatici di epidemie, ma insomma nell'età moderna c'è una ricorrenza di fusione di questi virus di vario genere. Adesso siamo con quelli della famiglia del Covid, che sono veicolati nella nostra epoca con una velocità esponenziale, è uno degli aspetti negativi, se volete, della globalizzazione. Ce ne sono molti di positivi, anzi addirittura io leggo ogni tanto delle previsioni che dicono che se non controlliamo a livello globale, non solo da noi, anche pensiamo ai paesi poveri, eccetera, che sono ancora drammaticamente nel mezzo, se non controlliamo insieme a livello globale queste manifestazioni drammatiche, noi rischiamo di avere un crollo o comunque un forte depotenziamento delle potenzialità di sviluppo di tutto il mondo. Addirittura si è detto, ma basta questo anno e mezzo di epidemia Covid per dare un colpo alle catene di valore che sono state mondializzate e quindi a fare un retrenching, come si dice, un riposizionamento o addirittura a ritornare al protezionismo. Quindi sarebbero conseguenze catastrofiche anche dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista delle sociale e delle vite umane. Quindi qui la scienza si è mobilitata. Devo dire che l'aspetto più positivo, anche appassionante, è questa unione mondiale per trovare in tempi assolutamente eccezionali e non previsti questi rimedi ai virus, alle loro varianti. Questo è un aspetto enormemente positivo. Non altrettanto si può dire degli altri due aspetti che sono fondamentali, che trattate anche voi. Uno, la distribuzione dei farmaci. Una volta che il virus è stato identificato, ci sono state le applicazioni, i vari tipi di vaccini. E lì purtroppo abbiamo visto che l'unità di intenti della scienza non ha trovato corrispondenza nell'unità di intenti, nell'organizzazione, nella distribuzione. Anzi, ci sono appunto fenomeni preoccupanti, di divisioni ricchi e poveri,
battaglie tra le cosiddette componenti del Big Pharma, insomma, e i governi hanno una responsabilità, ma anche le forze sociali decisiva, perché l'unità di intenti che c'è nella scienza sia anche poi trasferita nella pratica, perché è lì, insomma, che si gioca poi il destino delle persone, a cominciare appunto dalle nostre, tutte nel mondo. Questo quindi secondo livello a cui poi noi siamo operatori sociali, siamo particolarmente coinvolti, nel vuole contribuire a diffondere questo messaggio di unità anche nella distribuzione, nella equa distribuzione. C'è poi un terzo livello, e qui finisco naturalmente, ma che è fondamentale in tutti i tipi di progettazione, di intervento di cui parliamo, poi è un caso specifico, ma mi è stato detto molto importante, cioè i comportamenti delle persone e i sentimenti delle persone. Guardate che questo è, di solito non lo si dice nello stesso contesto, sembra che questa sia una cosa, vabbè, fatti loro, no, non fatti loro niente, perché qui ci sono in gioco appunto i valori a cui si ispirano le persone e i comportamenti. Per esempio la diffusione del negazionismo è drammatica e quindi noi dobbiamo fare un'azione di persuasione, di divulgazione, di comprensione. E anche al di là del negazionismo, che è drammatico, ci sono fenomeni in giro per il mondo che sfidano la razionalità. Questo ha a che fare con tutto un discorso della modernità che è di disorientamento e che porta anche a questa negazione della scienza. È chiaro che la scienza non è perfetta, però insomma, è la cosa migliore che abbiamo. E quindi anche i poteri pubblici devono non ciecamente affidarsi, poi le scelte sono sempre politiche, ma come dice spesso Draghi, devono essere ragionate sulla base di queste cose. E al di là del negazionismo c'è la trasandatezza, la scarsa consapevolezza, e noi lo vediamo tutti i giorni, no? I sembramenti senza mascherine, quindi tutte le persone sono sfidate, le collettività ancora di più. Appunto le aziende da una parte, noi devo dire che lì abbiamo avuto dei fenomeni molto importanti anche delle parti sociali che hanno fatto accordi che gestiscono insieme le condizioni di sicurezza per, in questo caso per il Covid, ma insomma in generale, e poi sono le persone singole, le comunità, soprattutto per gli anziani. Insomma, io finisco, ma però per dire che questo tema specifico si inquadra in un problema veramente centrale della nostra epoca, quello della scienza, quella della produzione e della distribuzione equa dei prodotti della scienza, e quello dei comportamenti individuali e collettivi, dell'etica pubblica oltre che individuale. Quindi in questo contesto io credo che il vostro progetto dia un contributo, perché è un caso specifico, ma è un caso specifico che ha un peso. Perché se ci sono tanti casi che funzionano bene, danno anche delle indicazioni positive per la questione generale. Io ho finito, vi ringrazio, stavo un po' con voi, non fino in fondo, ma insomma vi complimento e vi ringrazio. E adesso credo che sia Francesco Riva che fa l'introduzione vera. Grazie. Grazie, professor Treu, grazie per la sensibilità di aver accettato di presentare il progetto al CNEL, sicuramente è una cosa importante, perché le istituzioni devono farsi carico di queste cose, e chi meglio del CNEL, che in questo momento di grossa pandemia ha sempre dato dei messaggi importanti alle varie situazioni politiche che c'erano, quindi abbiamo già in passato comunicato delle cose, anche se non sono state sempre seguite, ma sicuramente siamo stati precursori di idee che sono state poi seguite, quindi ti ringrazio tantissimo. Oltre a ringraziare in questo momento il mio presidente, voglio ringraziare tutto il sistema CNEL, e quindi voglio ringraziare per la presenza e l'aiuto la dottoressa Delle Vergini, la dottoressa Sori e la dottoressa Portalupi, e non per ultimo anche il signor Silvi che ci coordina. E quindi vado un attimino a presentare chi sono i relatori di questa giornata e chi sono le persone che partecipano attivamente a questo progetto. Come diceva il mio presidente, non è una cosa spot, è una cosa in cui noi crediamo e vogliamo poi portare dei risultati.
vogliamo riportare dei risultati sia a livello italiano, ma eventualmente se riuscissimo anche in futuro a esportare questo progetto a livello europeo, sicuramente sarebbe una cosa importante. Gli attori di questa giornata sono la dottoressa Gabriella Ancora, che è presidente di C-Union Quadri, il professor Gaetano Paludetti, che è presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, il professor Sandro Rengo, che è presidente della Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillofacciale, il generale dottor Nicola Sebastiani, che è ispettore generale di Sanità Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa, e il dottor Salvatore Cincotti, che è CEO di Tecnogenetics. E quindi andiamo a presentare quello che è il motivo per cui noi siamo qua. E andiamo a dire che ogni anno in Italia le nuove diagnosi di tumori legati alla presenza del papillomavirus sono oltre 6.000. Il totale dei costi diretti associati con i casi di patologia HPV correlati è di oltre 500 milioni di euro l'anno. E questo forse è un motivo perché stiamo al CLEI per parlare di questo. L'OMS e l'European Cancer Organization hanno lanciato una call to action per eradicare i tumori dell'HPV attraverso l'immunizzazione, la diagnosi precoce e le cure tempestive. Ma l'informazione è ancora troppo scarsa. I tumori legati all'HPV non riguardano solo l'area genitale o la cervice uterina, sono anche i tumori del distretto testacollo. Per questo nasce il progetto HPV BOR, un futuro senza papilloma virus, promosso e dalle persone qui presenti. Un progetto che vede attori principali la figura dell'otorinolaringoiatra, dell'odontoiatra e del chirurgo maxillofacciale, per alzare la soglia di attenzione dei clinici e coinvolgere la popolazione sul valore della vaccinazione e dei nuovi strumenti diagnostici per sconfiggere i tumori HPV correlati. Allora, signor Silvi, se manda il primo video. Grazie. Non si sente la voce, signor Silvi. Non si sente. In ogni caso, in questo video noi andiamo ad analizzare quella che è la situazione, quello che avviene normalmente in un caso di viremia e pandemia. Mi dispiace che era abbastanza coinvolgente, e quindi andiamo a dire che se la vaccinazione si fondesse maggiormente saremmo in grado di poi di poter ottenere dei risultati, e quindi con una diagnosi precoce e test di facile attuazione potrebbe essere semplice arrivare a una eradicazione o come minimo alla diminuzione della presenza di questo virus. Qualcuno magari vada a contattare direttamente Silvi. In ogni caso, il bello della diretta, quindi siamo come medici, siamo pronti a risolvere i problemi contingenti. Ecco, per cui magari se riusciamo poi a risolverlo, io intanto vado avanti e dico come è l'idea del progetto e come si articola. Come si è visto, i tumori HPV correlati coinvolgono solo il distretto ginecologico, ma anche quello maxillofacciale e del testa-collo.
E quindi noi vogliamo creare una rete per fare informazione rivolta alla popolazione e maggiore diffusione di controlli mirati e una più stretta collaborazione in fase di diagnostica terapeutica. Quindi l'idea è di dar via a un gruppo di lavoro formato da otorini, odontoiatri maxillofacciali, in stretto contatto con ginecologi, oncologi e pediatri, per unire intenti, competenze e iniziative al fine di promuovere progetti di prevenzione primaria, da diagnosi precoce e terapie adeguate. Sono previsti due percorsi paralleli di informazione sulla popolazione e di formazione dei clinici. Prima, informazione della popolazione, ovvero far sapere alla cittadinanza di ogni età che esiste la possibilità di effettuare uno screening per la presenza dell'HPV a livello del cavo orale, contestualmente una visita odontoiatrica e particolarmente otorinolaringoiatrica. E quindi formare poi i clinici per far sapere alla classe medica che esiste uno strumento innovativo e prezioso per la diagnosi precoce, sempre più utilizzato nella pratica clinica. Quindi questa call to action è un'occasione unica per cambiare per sempre la storia naturale di alcune neoplasie che in futuro potrebbero scomparire. Essere promotori e parte attive di questo progetto come clinici, come istituzione, come divulgatori e come associazione di pazienti e come aziende è un gesto di responsabilità sociale in cui far confluire energie e sinergie. Gli specialisti del distretto cervico-facciale testa-collo vogliono contribuire cambiando la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Se adesso noi abbiamo la possibilità di mandare un secondo video, che è un'intervista fatta dagli amici di Medicina e Informazione, direttamente, promotori come del progetto, direttamente al dottor Zurhausen, che nel 2008 è stato insignito del premio Nobel per la medicina per la scoperta della correlazione tra papilloma virus e cancro. Quindi se riusciamo a mandarlo, grazie. Oggi sappiamo che circa il 20% dei tumori umani sono correlati a infezioni e da questa scoperta sono arrivate importanti conseguenze oggi già utilizzate. In più il vaccino... Alziamo l'audio, grazie. Alzare l'audio, per favore. In ogni caso è importante questa testimonianza, perché questa testimonianza è di un premio Nobel che ha messo in correlazione proprio la presenza dell'HPV, del virus, con i tumori. Quindi partiamo sicuramente da una situazione che è stata, dal punto di vista scientifico, è stata validata, e quindi noi da questo vogliamo poi partire per un nuovo progetto, che è quello proprio dei tumori testa e collo, che poi vedono in primo campo i chirurghi otorinolaringoiatrici e i maxillofacciali, che vanno poi a eradicare il tumore. Quindi in questo momento noi abbiamo vari attori in questa campagna, che sono l'otorino, perché con la visita dell'orofaringe riesce a vedere se ci sono dei papillomi, e l'odontoiatra, che visita il cavo orale e che sicuramente ha la possibilità di stimolare il paziente anche dei comportamenti normali di vita anche sessuale. Quindi noi vogliamo veramente creare una nuova frontiera. Dopo il successo di questi video do la parola al professor Paludetti, che è un amico, è una persona che ha sempre mi ha dato sempre la sua amicizia, e con lui abbiamo fatto in passato, con il professor Sebastiani, una campagna proprio sulla prevenzione dei tumori, Guardati in bocca, basata a insegnare alle persone l'autoesame del cavo orale. Grazie. Ma io perché, come dicevo, particolarmente per me un piacere, perché io vengo dalla stessa università, sia pure a Milano, e anzi la mia allieva
la professoressa Antonella Occhino adesso è preside anche della sezione di economia e gestione sanitaria. Grazie professore. Beh, io ringrazio Francesco Riva per avermi invitato. Sì, siamo amici da tanti anni, abbiamo fatto tante cose insieme, quindi sono lieto di iniziare anche questo nuovo percorso, questo nuovo progetto. Ringrazio il presidente Treu. Prima di tutto sono onorato che lui sia stato uno dei primi o forse uno dei fondatori dell'Università Cattolica, che effettivamente è milanese e noi sentiamo questo fiato sul collo di Milano, quindi pur essendo romani ed essendo considerati in genere un po' così affidabili, ma fino a un certo punto c'è sempre una certa diffidenza. No, siete diventati bravissimi. Siamo diventati bravi. Io volevo fare una minima parola di commento al bel discorso del presidente. Alla fine lui ha citato la parolina magica, secondo me, che metterebbe tutto a posto, l'etica. Ha parlato di etica pubblica. Credo che tutti i guai del mondo vengano dalla scarsa fiducia che noi abbiamo negli altri. Ma perché? Perché molti hanno anche comportamenti non etici. È un'utopia, probabilmente. Mi rendo conto che sia un'utopia. Però se nel mondo ci fosse davvero etica in quello che facciamo, probabilmente si vivrebbe tanto tanto meglio. Quindi l'augurio è che nel mondo pubblico e nel mondo privato, entrambi, possa esserci un giorno una maggiore etica. Ma l'etica proviene dalla famiglia, proviene dalla formazione, dall'educazione, da tante cose per cui poi il discorso si allarga come un colpo di fucile, no? I pallini di un colpo di fucile. Quindi auguriamoci che il mondo impari un po' più di etica, forse, e tutto andrà meglio. Eh sì, siamo in un mondo circondati di virus, noi in questo momento siamo avvolti dai virus, non ce ne rendiamo conto, e questi piccoli organelli invisibili ci stanno dando un sacco di grattacapi, ma ce l'hanno sempre dati in realtà. Quindi oggi siamo nel pieno della pandemia da coronavirus, però i virus ce ne sono anche altri, e oggi parliamo di un altro tipo di virus, che è quello del il papillomavirus. Di questi papillomavirus ce ne sono... Come si va avanti qui? Sì, ma il mouse aspetta. Ecco. I papillomavirus rientrano nel discorso della genesi dei tumori della testa e del collo. E noi qui intendiamo i tumori che nascono per tumori della testa e del collo, intendiamo i tumori che nascono dalle vie aerodigestive superiori, il naso, i seni paranasali, la faringe, la laringe, le corde vocali, il cavo orale, l'orofaringe, che l'orofaringe è il punto cruciale dove si localizza questo virus. Sono tumori poco conosciuti e di cui poco si parla, ma vi garantisco che sono probabilmente i tumori meno graditi, perché cambiano radicalmente la qualità della vita delle persone. Noi parliamo moltissimo di tumori di altri distretti e pochissimo di questi. Probabilmente perché, ecco qui, ritorno un po' al discorso che ho iniziato, perché l'homunculus oncologico ha un'enorme prostata, due enormi seni, un colon gigantesco, e ha un piccolo collo e una piccola faccia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sono tumori abbastanza rari e quindi forse risvegliano meno interesse per certi versi dal punto di vista economico e di business. Però sono tumori drammatici, perché chi poi ci passa veramente ha dei problemi enormi che forse in molti altri distretti non ci sono. Sono molto eterogenei e vengono curati anche in modo molto diverso. Ci sono alcuni tumori che necessitano, come diceva il professor Riva, di trattamenti chirurgici, come per esempio quelli del cavo orale, ma per esempio i tumori del rinofaringe, cioè quella zona che sta in fondo al naso, per esempio, e in realtà non si operano questi tumori e guariscono in elevata percentuale con trattamenti non chirurgici, cioè radioterapici o radiochemioterapici. Ecco, questa è la zona dove il papillomavirus gradisce molto di localizzarsi, e questa zona verde la vedete, questa qui, disegnata qui, che è l'orofaringe, che comprende la base della lingua, le tonsille palatine e parte del rinofaringe, del mesofaringe, chiamiamolo così.
E perché poi alla fine? Perché in questa zona c'è tessuto linfatico, quindi il papillomavirus ama molto il tessuto linfatico e si localizza principalmente lì. Quindi quando si parla di papillomavirus generalmente si parla di tumori di questo distretto. Cosa si è visto in questi ultimi anni? Che questi tipi di tumori dell'orofaringe sono aumentati come incidenza, mentre gli altri tumori del distretto, per esempio quelli del cavorale della laringe, sono rimasti stazionari o addirittura in qualche caso sono diminuiti. Quindi stiamo assistendo a un incremento di questi tumori. Ho difficoltà. Ecco, facciamolo così che è meglio. Il virus, il papillomavirus è un virus che viene trasmesso più frequentemente per via sessuale e quindi implica anche delle caratteristiche o delle abitudini di vita che noi possiamo in qualche modo governare o comunque migliorare. Possono dare delle formazioni benigne, dei papillomi isolati, se ne vedono tantissimi di papillomi isolati, o dei condilomi nel cavorale. E va detto che ci sono più di 100 tipi diversi, sottotipi diversi di papillomavirus e solo alcuni sono, possono dare origini a tumori. Quindi a fronte di papillomi isolati, benigni, che non diventeranno mai neoplasie, esistono invece alcuni casi in cui la malattia nasce direttamente come neoplasia e all'interno di esso troviamo il papilloma. E in genere il virus, una volta che si è insediato nel tessuto, ci mette parecchio a provocare una neoplasia. Quindi qui entrerebbe in ballo il discorso di una diagnosi precoce in grado di capire se questa persona ha avuto questa infezione da papillomavirus che negli anni successivi, in molti anni successivi, potranno dare un tumore. E su uno studio piuttosto recente si è visto che su 2600 casi, questo è sempre negli Stati Uniti è stato fatto, i tumori della orofaringe sono correlati in grande maggioranza all'infezione da papillomavirus. Vedete che su 2600 casi, 1907 erano papillomavirus positivi e 700 circa erano papillomavirus negativi. Quindi sono molti di più quelli, il 70%, contengono il papillomavirus. In genere si dava molta colpa, e lo si dà ancora, indubbiamente, come causa principale della tumore dell'orofaringe e anche degli altri distretti della testa e del collo, al fumo e ai superalcolici. Però negli Stati Uniti, già nel 2000, si era visto che i tumori dell'orofaringe e papillomavirus positivi, cioè correlati all'infezione da papillomavirus, erano più frequenti di quelli papillomavirus negativi. E se voi vedete questa diapositiva a destra, vedete che la riga dritta che voi vedete con i quadratini azzurri sono i tumori della cervice uterina, mentre quello nero, la linea nera, sono i tumori dell'orofaringe in toto, sia positivi che negativi al papillomavirus. Vedete che nel 2014 si è raggiunto un equilibrio di numeri tra la cervice uterina e l'orofaringe, mentre si prevede nel futuro che ci sia un aumento molto maggiore del tumore dell'orofaringe rispetto a quelli della cervice uterina. La linea azzurra sono i papillomavirus, i tumori dell'orofaringe, i papillomavirus positivi, e in rosso i papillomavirus negativi, e vedete come in realtà l'aumento è nettamente legato alla maggiore percentuale di infezione da papillomavirus. E un'altra cosa interessante è che questo tipo di malattia è molto più diffusa nei paesi cosiddetti sviluppati che in quelli non sviluppati. Vedete l'Europa e gli Stati Uniti, ma l'Europa in particolare presenta una maggiore incidenza di questa malattia. E la prognosi in realtà è migliore, diciamo così, quando noi riusciamo a individuare il virus nel tumore, noi sappiamo che la guarigione di questa malattia può essere migliore o più frequente dei casi in cui invece il papillomavirus non viene trovato. In particolare possono essere guariti
con trattamenti non chirurgici, o oggi si parla anche di trattamenti chirurgici con trattamenti poi non chirurgici depotenziati, cioè meno invasivi. Cosa voglio dire? Che nei tumori iniziali, questo è un lavoro tra l'altro nostro che vedete sotto indicato, una pubblicazione nostra. E i tumori T1 o T2, cioè quelli più piccoli, possono essere trattati semplicemente con radioterapia. I tumori più grandi con radiochemioterapia, con elevatissima percentuale di guarigione, e oggi, siccome anche questi trattamenti non è che siano proprio gentili, si ipotizza l'idea di fare un trattamento chirurgico non probabilmente definitivo e di eseguire questi trattamenti con quantità di radiazioni o quantità di trattamenti chemioterapici ridotti in modo da ottenere lo stesso la guarigione. Tanto si è parlato di questo papilloma che nella classificazione dei tumori vedete come sono stati proprio differenziati sia come trattamento che come prognosi. Vedete, sono proprio stati divisi i tumori orofaringei HPV positivi da quelli HPV negativi. Il problema è che per il momento l'unico ceppo, diciamo così, l'unica variante del virus che può dare questo tumore è la variante P16, la variante 16, diciamo così. E per i tumori della cervice uterina vedremo che ce ne sono diversi di più. Quindi noi dobbiamo cercare di individuare il papilloma virus 16 e qualche volta il 18, qualche volta il 18. E come facciamo a trovarlo? Beh, si può usare una tecnica classica che è la ricerca appunto del P16, che è una proteina all'interno del tessuto che noi andiamo a prelevare, oppure, molto meglio, con la ricerca dell'RNA. È molto più affidabile lo studio con la PCR, cosiddetta PCR, che è la ricerca dell'RNA del virus all'interno del tessuto che noi preleviamo. I sintomi di queste malattie sono un mal di gola, quindi sono sintomi molto aspecifici, è lì che nasce il problema, che sono sintomi a cui spesso noi non diamo peso. Qualche disturbo a ingoiare, un dolore all'orecchio quando deglutiamo, e qualche volta, lì però lì ci preoccupiamo, magari si gonfia direttamente un linfonodo del collo e allora ci rendiamo conto più facilmente del problema. E in questo gioco rientra moltissimo la figura del dentista, perché in realtà è il dentista che quasi sempre esplora più di tutti il cavo orale, quindi i dentisti devono avere una sensibilità verso questi tipi di diagnosi. La diagnosi si fa a oggi con la biopsia, che si può fare in anestesia locale, però qui entra in discorso il progetto. Il progetto sarebbe quello di riuscire a individuare questi tumori prima di eseguire una biopsia e prima che il più presto possibile. Quindi una procedura semplice, banale, potrebbe essere in grado di anticipare la diagnosi. Ho già detto che deve essere diagnosticato cercando l'RNA e bisogna eseguire delle TAC con mezzo di contrasto, risonanze magnetiche e via dicendo, queste cose più o meno si sanno. Noi ogni martedì ci incontriamo e discutiamo l'evoluzione o meglio il progetto terapeutico di questi pazienti assieme ai radioterapisti, agli odontoiatri. Noi abbiamo anche gli odontoiatri nel nostro tumor board, radioterapisti, oncologi medici, radiologi, anatomopatologi. Quindi noi in genere decidiamo assieme come trattare questo paziente. E si può curare con la chirurgia, però come vi ho già spiegato, oggi i tumori HPV positivi, in particolare dell'orofaringe, vengono trattati come prima scelta con radiochemioterapia ed eventualmente poi vengono eseguiti interventi chirurgici di salvataggio, che sono interventi piuttosto drammatici e complicati, che noi facciamo purtroppo ogni mercoledì e che impegnano molto anche il chirurgo. Ecco qua vi ho già spiegato della possibilità di fare un trattamento radiochemio depotenziato preceduto da un intervento chirurgico più ridotto, e con molto spesso si usa il robot in questi casi, ed è infatti si sta diffondendo questa chirurgia. Questa è l'immagine del robot qui a destra, che è il Da Vinci, ma stiamo cercando di trovare dei robot più idonei alle nostre specialità, dei robot snodati, diciamo così, per poter penetrare nel cavo orale. Questo è un caso, per esempio, così tanto per farvi vedere un'immagine, vedete, questa è una malattia della base della lingua, vedete, eccolo qui, si vede molto bene adesso, e poi niente, questo
stato successivamente, vedete che sta decisamente bene dopo l'intervento e dopo il trattamento. Lui era stato irradiato e poi aveva avuto un piccolo residuo di malattia che è stato trattato con, ecco, con la chirurgia robotica. Vedete, questo è il braccino del robot che porta via la malattia. E quindi esistono delle differenze con quella della cervice dell'utero? Sì, proprio la P16 è più... così più specifica per il trattamento, per la diagnosi della cervice uterina, nella quale però, come vedete, ci sono ben parecchi virus coinvolti nell'oncogenesi, 16, 18, 31, 33, 45, e è sempre correlato, nella cervice uterina la presenza di papillomavirus è sempre correlato con una malattia tumorale, mentre invece quasi sempre 95-100%, mentre nel testa e collo questa percentuale è un po' di meno, cioè possiamo avere un papillomavirus ma potremmo non avere necessariamente poi una malattia tumorale. Per quanto riguarda il vero scopo di questo progetto è proprio quello di rispondere a queste domande. La presenza della variante genetica del papillomavirus che può essere associata a un tumore orofaringeo è a volte transitoria, ci vogliono in media 20 anni per avere tra l'infezione e l'insorgenza del tumore, quindi ecco quanto sarebbe importante capire se una persona presenta la variante oncogenetica dell'HPV. E come tutti sappiamo non esistono terapie per i virus, ma non per l'HPV, ma per nessun virus, ce ne siamo accorti proprio in questo periodo, terapie mediche non ne abbiamo, quindi l'unica strada che noi abbiamo è quella della vaccinazione. E quindi la campagna per la vaccinazione di HPV è già partita, già se ne fa in abbondanza, non è obbligatoria, però viene fatta molto spesso, soprattutto nelle donne, proprio perché c'è il problema della cervice, in età adolescenziale, si può fare anche, si fa anche negli uomini, e naturalmente, qui il problema è che si parte, saremo tutta la vita a fare i vaccini, però la realtà è questa, che noi l'unica arma che abbiamo contro l'insorgenza anche di questi tumori è la vaccinazione. In ogni caso la diagnosi precoce è, come sempre succede nelle malattie neoplastiche, è sempre il centro del tutto, e su questo proprio si sviluppa il progetto di cui stiamo parlando. Grazie. Io ringrazio il professor Paludetti e penso che il professore Treu sia stato contento di aver investito nella clinica, vero professore? Perché diceva che è stato gestito da Milano, quindi insomma gli effetti sono sicuramente importanti. E adesso do la parola con piacere al generale Sebastiani, con cui condividiamo da anni un discorso di etico, come diceva il professor Paludetti, di etica in campo sanitario, e quindi ti do la parola, grazie. Grazie all'amico Francesco Riva. Io ovviamente saluto il padrone di casa, il presidente Treu, di aver messo a disposizione per questa iniziativa, questa prestigiosa istituzione dello Stato. Ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito a sostenere questa iniziativa. Perché le forze armate? Perché la sanità militare, io sono l'ispettore generale della sanità militare, quindi rappresento un servizio e un'attività peculiare per le forze armate. La profilassi per noi è un, diciamo, pilastro fondamentale delle nostre attività. È, diciamo, facilmente intuibile, perché la prevenzione per noi nasce dall'esigenza di consentire al nostro personale militare di mantenere l'efficienza operativa attraverso un corretto stato di salute. Quindi la necessità che questa, diciamo, un po' questa attività si traduca poi in quella consuetudine giornaliera del nostro servizio di visitare periodicamente tutto il personale militare, sia maschile che femminile, impegnato nelle varie attività
in attività proprio di idoneità periodica al servizio militare. Quindi l'idea di fare profilassi e prevenzione fa parte del nostro DNA, della nostra cultura. Quindi qualsiasi tipo di iniziativa inserita in questo, diciamo, percorso, per noi un percorso di cultura, quindi un percorso di organizzazione e di attività sul campo, è ben vista e ben voluta. Quindi io come sanità militare collaboro sia con quello che era la mia attività e lo è stata per tanto tempo, l'attività clinica di odontoiatra, quindi il mio rapporto di amicizia, di conoscenza, di collaborazione con Francesco Riva è un rapporto che è nato tantissimo tempo fa, più di 22 anni fa, perché quando si parla di alcune campagne di prevenzione non è qualcosa che colleghiamo oggi a quello che stiamo un po' vivendo come paese. C'è un momento un po' drammatico per la pandemia, per le conseguenze che questa pandemia dal SARS-2 ci sta portando come paese, sia dal punto di vista sanitario, in termini di costi di vita umana, in termini di salute delle persone, in termini di costi economici per il paese. Ma è qualcosa che risale tanto tempo fa, cioè alcune campagne tipo Guardiamoci in bocca nascono e sono nate proprio sull'esigenza di fare diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. Perché, come ben ha sottolineato il professor Paludetti, cioè una volta che si interviene nel cavo orale o nell'area o nella regione rinofaringea, gli esiti di questi interventi sono abbastanza devastanti, abbastanza importanti nei confronti del paziente, tanto da limitarne, talvolta compromettere anche l'attività sociale e lavorativa. Quindi la necessità di intervenire in maniera precoce, di fare una diagnosi sicura, di indirizzare in maniera corretta il paziente a un trattamento chirurgico e medico più precoce possibile, perché si agisce in fase di precancerosi o di cancerosi iniziale. E quindi è più facile il trattamento combinato sia con una chirurgia che può essere parzialmente radicale, ma sostenuta in maniera efficace poi da una chemioterapia, una radioterapia depotenziata che completi l'efficacia della terapia combinata senza dare eccessivi effetti collaterali e negativi nel paziente. Quindi questa idea di condividere come Forze Armate tutte le iniziative che sono state portate avanti in questo senso fa parte un po' del nostro pensiero, del nostro comportamento di fare prevenzione. Lo dico perché quando si parla di Forze Armate i numeri sono anche importanti, se ne parliamo di circa 300.000 operatori, ma 300.000 operatori a cui leggo anche le loro famiglie, quindi quando parliamo di Forze Armate e volendo anche in maniera estensiva parlare di comparto difesa e sicurezza, mettendo dentro anche le forze di polizia, la Guardia di Finanza, gli altri corpi armati dello Stato, parliamo di circa 450.000-500.000 operatori con le loro famiglie. Quindi parliamo di una platea di circa 1.200.000-1.300.000 soggetti interessati. Quindi è importantissimo fare attività informativa, comunicativa per tutti, avendo poi, nel caso specifico delle patologie tumorali correlate all'HPV, uno strumento potentissimo che è la vaccinazione. Quindi, come vaccinazione, forse il dato che mi ha colpito di più è che, malgrado sia e dovrebbe fortemente raccomandata, dovrebbe entrare non nelle 9 ma nelle 10 vaccinazioni di base per qualsiasi adolescente, una ragazzina su 2 viene ancora vaccinata, per cui
Questo dato dovrebbe farci un po' riflettere probabilmente sul fatto che ancora dal punto di vista della comunicazione dell'informazione, diciamo, l'atto vaccinale non viene facilmente assimilato, compreso nella sua importanza da parte dell'opinione pubblica. E qui su questo bisogna, penso, lavorare tantissimo, migliorare tantissimo la comunicazione e l'informazione. Del resto lo stiamo vivendo in questo periodo di vaccinazione con informazioni che spesso e volentieri non sono lineari. Quindi forse come paese in questo momento ancora come comunicazione su alcuni aspetti difettiamo e dovremmo migliorare. Quindi io ringrazio ovviamente il professor Francesco Riva. Come Sanità Militare faremo parte di questo gruppo di lavoro. Tutta l'attività informativa, un'attività informativa che finirà, tra virgolette, sui nostri mezzi di informazione. Questa attività è stata voluta perché sono stato autorizzato, e nel concludere porto i saluti sia del Ministro della Difesa che del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vecciarelli. Cioè, il Generale Vecciarelli oggi ha autorizzato questa campagna informativa che utilizzerà tutti gli strumenti di informazione, tutti i supporti di informazione che la Difesa ha e mette a disposizione. Grazie per l'invito. Grazie di cuore, grazie delle parole. E questa notizia che ci hai trasmesso sicuramente è una cosa importante. Una cosa importante perché molto spesso la sanità militare, l'attività della sanità militare è sottaciuta. E proprio in questo periodo di pandemia noi abbiamo avuto occasione, anche di intervistarti e di comunicare come consigliere del CNEL che se non ci fosse stata la sanità militare i morti sarebbero molto di più. Grazie. Allora, adesso vediamo se il signor Silvi riesce a mandare il contributo del professor Rengo, che è il presidente della Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillofacciale, con un video che abbiamo preparato perché era in viaggio. Quindi vediamo se siamo più fortunati. Grazie. Allora partiamo col terzo video. Buongiorno, grazie per l'invito, invito che accetto di buon grado per portare un contributo, spero valido, a questa discussione molto importante, in cui parlo a nome di presidente, come presidente della Società Italiana di Odontoiatria e Chirurgia Maxillofacciale, che è una vecchia società odontoiatrica che soltanto negli ultimi anni è stata un pochino riesumata, rivitalizzata, e ha un obiettivo che credo sia molto in assonanza con quella che è la riunione di oggi, e cioè quella di ritrovare uno spirito unitario dell'odontoiatria italiana in cui il mondo accademico, il personale ospedaliero, i liberi professionisti e i giovani in formazione possano trovare una casa comune. Stiamo parlando di odontoiatria e parliamo quindi di un qualche cosa che, ahimè, purtroppo non è ricompresa all'interno del nostro sistema sanitario nazionale. Sistema sanitario nazionale che ci tengo a sottolineare è tra i migliori del mondo perché fornisce tutto a tutti. Purtroppo l'odontoiatria è poco ricompresa all'interno di questo sistema sanitario nazionale e non temo di essere smentito se affermo che dell'odontoiatria che si svolge in Italia il 5% all'incirca è un'odontoiatria pubblica, il 95% è svolto da privati. E questo ha una grossa ricaduta. Perché? Perché le malattie del cavo orale, dalla carie alla parodontite, si interessa di una patologia che ha un'alta prevalenza. Cioè io penso di poter dire in assoluta tranquillità che all'incirca il 70% della popolazione ha dei problemi odontoiatrici che vanno dalla carie alla parodontite. E parlando appunto di parodontite, oggi esiste una bibliografia molto solida internazionale che mette in correlazione le patologie del cavo orale con altre patologie sistemiche come il diabete, l'ipertensione, il parto prematuro, la preeclampsia, eccetera.
senza considerare che nell'odontoiatria sono ricomprese anche patologie ben più severe, come per esempio il cancro del cavo orale. E mi avvicino a quella che è la tematica che stiamo per affrontare oggi, che è quella che riguarda appunto l'HPV, Human Papilloma Virus, dove l'odontoiatra rappresenta, insieme all'otorino e qualche altro rappresentante della classe medica, la prima sentinella, il primo elemento, il primo che impatta questo tipo di patologia, che è una patologia molto molto importante. I livelli di intervento relative a questa patologia sono essenzialmente quattro. Il primo intervento è quello di informazione e formazione sulla trasmissione e la possibilità di avere delle lesioni da HPV. È molto importante, perché considerate che oggi, per esempio, se soltanto si parla di formazione per quanto riguarda l'odontoiatria, all'interno del corso di laurea in medicina, il pediatra o qualsiasi altro specialista conosce, il laureato in medicina conosce quello che gli viene riferito in 12 ore di lezione. Quindi le conoscenze odontoiatriche per quanto riguarda il laureato in medicina sono relative a 12 ore, per cui diventa molto importante la comunicazione e l'informazione. L'informazione deve essere trasversale, deve riguardare un pochino tutti, e ci dobbiamo interscambiarci le conoscenze, perché soltanto attraverso la condivisione delle conoscenze si può arrivare ad un percorso utile e a dei risultati molto, molto importanti. Vi dicevo, quindi, il primo livello è quello di informazione sulla trasmissione a tutti i livelli, anche a livello precoce, perché noi stiamo provando a parlare di un qualche cosa che riguarda la medicina di comunità, che mai come in un momento come questo, un momento pandemico, ricopre un momento molto importante. Noi dobbiamo fare prevenzione primaria, cioè dobbiamo evitare che il paziente ammali di una certa malattia. Dobbiamo fare prevenzione secondaria, cioè diagnosi precoce, e prevenzione terziaria, cioè riabilitazione di un danno grave. Quindi il primo punto che vi dicevo, il primo livello di intervento dell'odontoiatra è quello dell'informazione sulla trasmissione e la possibilità di avere delle lesioni da HPV. Il secondo livello invece è l'identificazione delle lesioni da HPV, che sono praticamente il papilloma squamoso e i condilomi. Naturalmente la lesione di queste diagnosi è la diagnosi di queste lesioni è una diagnosi clinica, con poi una conferma istologica, ma di questo credo che ci sarà modo di parlarne, perché oggi esistono delle tecnologie molto sofisticate, molto rapide, molto semplici per poter arrivare a raggiungere un risultato di questo tipo, tenendo presente che c'è una larga fetta della popolazione che può essere interessata da questo tipo di problematica, soprattutto nelle donne, e poi vedremo poi nelle fasi terminali come questo può incidere negativamente in una certa quota di persone con delle lesioni che hanno, ahimè, una prognosi non sempre fausta. Il terzo livello è l'identificazione precoce del cancro della base della lingua e della tonsilla palatina. Stiamo arrivando già alla prevenzione secondaria, stiamo sfociando in prevenzione terziaria, nella prevenzione terziaria, quindi stiamo parlando di un qualche cosa che ha bisogno di una diagnosi clinica. E ricollegandomi quindi al primo passaggio, a quello che può significare l'intervento dell'odontoiatra, quando ho detto che il 70% della popolazione ha problemi odontoiatrici, tenete presente che di questo 70% soltanto il 20% si reca dal dentista, ahimè, per problemi il più delle volte economici. E allora, nel programmare, nel progettare un sistema sanitario, occorre progettare un sistema che possa essere sostenibile, che non abbia dei costi infiniti, perché il nostro sistema sanitario assorbe una fetta importante del nostro bilancio statale, per cui
per fare diagnosi di cancro del cavo orale è sufficiente una visita, per cui se uno organizzasse degli screening piuttosto che delle visite, che hanno bisogno di zero, di uno specchietto e di uno specillo, con poi naturalmente degli approfondimenti legati ad una conferma istologica, noi faremo una prevenzione secondaria molto importante e sicuramente sostenibile. Quarto ed ultimo punto, consigliare a 12 anni la vaccinazione in considerazione del fatto che l'80% delle donne nella vita ha il contatto con questo virus. Virus che quindi ha una larga diffusione, che può avere un impatto, una ricaduta sia nelle donne che negli uomini con problematiche orali ma anche genitali. Io ricordo che la trasmissione interumana avviene attraverso soprattutto gli scambi sessuali, i rapporti sessuali, e qui poi può provocare da un lato problemi di tipo ginecologico del sistema riproduttivo, e in altri casi può avere delle ricadute importanti sul cavo orale che ci riguardano più direttamente in maniera più importante. Il fatto di eventualmente proporre una vaccinazione, è mai come in questo momento, il tema delle vaccinazioni è un tema di grandissima attualità, dove si sta discutendo a proposito e qualche volta anche a sproposito in questo momento, può portare ad evitare delle patologie ben più gravi. Stiamo parlando del cancro del cavo orale, che ha un'incidenza per esempio nel sud Europa il 10-20% di tutti i cancri del cavo orale, mentre nel nord Europa arriva dal 50-80% dei cancri del cavo orale. Quindi se una diagnosi precoce viene effettuata in maniera accurata, se a questo aggiungiamo anche la sensibilizzazione, l'informazione e la vaccinazione, io credo che i risultati e l'impatto che si può avere da questo punto di vista ha un impatto molto molto importante, ripeto, in un sistema che possa essere un sistema sovrapponibile. Io vi ricordo che semplicemente che una diagnosi precoce del cancro del cavo orale, non mi riferisco adesso a questo relativo all'HPV, ma del cancro del cavo orale, che ha bisogno semplicemente di una semplice visita, dei malati di cancro della bocca il 50% muore. Per cui provate ad immaginare quale può essere l'impatto a costo zero di una diagnosi precoce. Fortunatamente, per quanto riguarda invece il cancro del cavo orale e relativo all'HPV, i dati sono un pochino migliori, nel senso che attraverso la chirurgia, attraverso la radio, attraverso la chemio, si possono ottenere dei risultati incoraggianti, tenendo comunque presente che parliamo comunque di patologie oncologiche e parliamo di un qualche cosa che possa essere, debba essere sostenibile, e che vede ancora una volta l'odontoiatra come prima sentinella per arginare una patologia che può avere delle ricadute molto importanti, insieme naturalmente ad altri attori, ad altri colleghi, quali possono essere gli orodorini o altri. Grazie. Grazie al professor Rengo della vicinanza e dell'idea che ci accomuna. E adesso, se mandiamo un attimo, prima di passare la parola alla dottoressa Ancora, cerchiamo, mi hanno detto che forse siamo in grado di far partire il filmino, perché le due ultime relazioni sono molto attinenti a ciò che nel filmino andiamo a dire. Quindi, signor Silvi, se riusciamo a far partire il filmino, grazie. Il primo filmino. Possiamo alzare il suono, grazie signor Silvi.
Allora, grazie. Adesso con piacere do la parola al mio presidente Gabriella Ancore, presidente di C-Union Quadri. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto il CNEL e il professor Treu, che ha avuto la lungimiranza e la sensibilità di sposare questo progetto, di capirne quali sono le prospettive e la validità del progetto stesso. Il professor Treu ha detto, come il professor Fondetti ha sottolineato, la parola magica etica pubblica. Ecco, io penso che senz'altro il ruolo del sindacato è quello, proprio nuovo ruolo del sindacato, di stimolare la cultura di una etica nuova. Noi come confederazione abbiamo sposato in pieno il progetto per la prevenzione dell'HPV, perché il progetto dimostra che la partecipazione di tante figure professionali appartenenti a discipline diverse sono necessarie per creare rete e sinergia per raggiungere scopi comuni. Infatti la mission della nostra confederazione è sempre stata appunto quella della rete, rete tra professionisti in particolare. Oggi, come tutti sappiamo, siamo sempre più nella società della conoscenza. Le risorse di base non sono più solo il capitale, il lavoro, le risorse umane, le risorse naturali. In questa direzione si sono ormai mossi e orientate le politiche dell'Unione Europea. Ricordiamo il Trattato di Lisbona del 2000, che ha promosso l'avvio di un processo culturale basato sulla conoscenza, quindi libera circolazione in particolare delle professioni e reti. Perché noi siamo qui oggi? Perché noi, sempre promuovendo reti tra professioni, siamo convinti che non si può trattare un argomento appunto per comparti stagni, tra diverse categorie rappresentate, ma bisogna stimolare tra esse il coinvolgimento, con il coinvolgimento delle istituzioni naturalmente, un confronto dinamico e continuo. La complessità e multidisciplinarietà degli sviluppi tecnologici in un contesto globalizzato necessitano di conoscenza, di competenza e specializzazione in campi molto diversi tra loro. Ecco quindi quale può essere il nuovo ruolo del sindacato, io dico una nuova filosofia sindacale. E riguardo la sanità, ci troviamo in un momento storico, in una contingenza epocale, in cui la sanità si pone al centro di tutte le dinamiche economiche e sociali e si impone di ripensare al ruolo del sindacato, che per sua stessa tradizione e natura non può rimanere assenti da tale evoluzione. La crisi sanitaria causata dalla recente pandemia ha mostrato come sia complesso contrastare fenomeni imprevedibili, evidenziando ancor più la necessità appunto di una programmazione tempestiva e adeguata. Tale modello è facilmente applicabile in ogni ambito organizzativo e ancor più in quello sindacale. Oggi il processo di innovazione all'interno di un sindacato appare una scelta obbligata. Promuovere e sostenere nuove tecnologie, nuove conoscenze, nuovi sistemi integrati sono oggi i presupposti di base appunto per una nuova filosofia sindacale. Quale può essere dunque il ruolo nuovo del sindacato in questa trasformazione socio-economica in corso? A questo punto direi bisogna scegliere: restare legati a vecchie logiche, gestire vecchi rapporti di lavoro in quelle aree, anche in declino purtroppo, in cui persistono ancora strutture di società industriale e magari con operazioni di salvataggio di ampiezza e durata limitata, oppure pur cercando soluzioni in un declino non traumatico, aprirsi a nuove esperienze di organizzazione del lavoro, quindi ad un esempio di un'emergente economia associativa e di un mercato del lavoro del tutto professionalizzato. Ovviamente il percorso è molto articolato e richiede inevitabilmente un approccio integrato
Ecco qui oggi, infatti, i soggetti presenti, gli illustri professori presenti, il Sanità Militare, dimostrano quale è integrato l'approccio, cioè università, centri di ricerca, istituzioni, imprese. Ecco che il sindacato, in una nuova concezione, può rappresentare il motore per una serie di aggregazioni positive, favorendo anche il dialogo tra pubblico e privato. L'obiettivo, infatti, della rete delle nostre professioni, della nostra confederazione, è creare e promuovere sinergie professionali attraverso strumenti quali la rete e la cooperazione, in modo da alimentare la solidarietà orizzontale. Fare rete, quindi ripeto, non trattare per comparti stagni gli argomenti, ma stimolare appunto un confronto dinamico fra le categorie. Questo è il nuovo ruolo del sindacato. Mi fa piacere ricordare che la nostra confederazione è presente al CESE dal 1994, proprio per la libera circolazione dei ricercatori. Già nel 2008 ha presentato un parere accolto per la libera circolazione delle professioni e una proposta al Parlamento europeo che appunto ha avuto seguito con la istituzione, diciamo il riconoscimento di un mezzo nuovo, le cosiddette carte blu o le carte dei ricercatori. Carte dei ricercatori che si trovavano, sappiamo, in situazioni molto difficili perché legati a una burocrazia interna per cui non potevano magari continuare a partecipare a una ricerca perché dovevano improvvisamente rientrare perché scadevano i permessi. Una cosa veramente assurda per la ricerca. E quindi queste carte dei ricercatori sono state garanzia per il riconoscimento di uno status normativo per la definizione di queste figure professionali e partecipare a una riforma del quadro generale normativo per la promozione di uno spazio europeo per la ricerca. Ecco che la nostra confederazione, la CIU, con la sua presenza al CNEL e al Comitato Economico e Sociale a Bruxelles, si sente, riguardo il progetto, di trasferire il progetto in sede europea, attraverso in particolare proprio la nostra presenza, il nostro consigliere a Bruxelles, questo in totale sinergia con il CNEL, e quindi dare al progetto una dimensione europea, che sicuramente deve avere un respiro internazionale. Ecco, questo è quello che noi cercheremo di fare, di portare in Europa il progetto stesso. Grazie. Ringrazio il mio Presidente, e questa è l'idea che abbiamo sposato, ovvero quella di fare diventare questo progetto, dopo averlo assestato a livello italiano e validato, perché da questo momento noi siamo impegnati a portare avanti un progetto come ho esplicitato inizialmente, e quindi penso che questa situazione è una situazione molto incoraggiante anche per la ricerca. E prima di dare la parola al dottor Salvatore Cincotti, CEO di Tecnogenetics, vorrei cercare di far partire l'ultimo video, perché è sicuramente di prodromico a quello che poi ci dirà il dottor Cincotti, perché senza ricerca non si va da nessuna parte, senza investimenti non si ottengono i risultati, e coordinare i ricercatori e permettergli di lavorare con calma e sicuramente in un regime anche tranquillo è quello che può fare una grande azienda. Vediamo se possiamo far partire il terzo filmato, grazie. Oggi sappiamo che circa il 20% dei tumori umani sono correlati a infezioni.
e da questa scoperta sono derivate importanti conseguenze oggi già utilizzate, come ad esempio il vaccino per il virus dell'epatite B, che è responsabile del tumore del fegato, ed il vaccino per il papilloma virus, disponibile dal 2016 ed utile nella prevenzione del cancro della cervice uterina, ma anche di altre forme tumorali, come i tumori orofaringei e dell'ano. Ci vorrà ancora qualche anno per avere dei dati statistici significativi, dal momento che ci sono alcuni anni di latenza tra infezione e sviluppo dei tumori. Ma chiunque lavora in questo ambito è convinto che queste vaccinazioni aiuteranno molto in futuro. La prevenzione del cancro è un argomento molto importante, ma la mia opinione è che non sia sufficientemente riconosciuto quando si parla di risorse da investire contro il cancro. Vediamo infatti che in troppi paesi non ci si concentra abbastanza sul ruolo della prevenzione e il budget stanziato non è ancora adeguato al valore della prevenzione nella lotta al cancro. Benissimo, allora entriamo adesso e do la parola al dottor Salvatore Cincotti, perché in questo momento di grande pandemia le aziende sicuramente hanno raggiunto dei risultati notevoli. Ricordiamoci che qualcuno fino a poco tempo fa diceva che i vaccini non sarebbero stati pronti prima di 2-3 anni e invece i vaccini li abbiamo. È solo stato un problema di organizzazione. Quindi io penso che la ricerca assieme a quello che è il mondo clinico, io tanti anni fa feci un documentario in cui andavo a finire dicendo che il mondo, l'evoluzione non ci può essere se non c'è una sinergia tra il clinico, la ricerca e l'industria. E siccome noi siamo qui al CNEL e qui si parla di mondo economico, tutto questo secondo me può partire bene. E io sono convinto che il progetto HPV Board andrà avanti e quindi do volentieri la parola al dottor Cincotti. Buongiorno a tutti. Io ringrazio il CNEL, il presidente Treu, per aver organizzato e aver invitato Tecnogenetics e il dottor Riva in particolare per questa opportunità. Siamo come azienda davvero entusiasti di partecipare a HPV Board, un progetto davvero meritevole di attenzione e sulla quale la nostra azienda aveva già in programma, essendo specializzata in infettivologia e di autoimmunità, di investire le proprie ricerche. La pandemia del Covid sta provocando tutti gli effetti. La necessità, come ben spiegato dai professori Paludetti e Rengo, di dover attuare delle diagnosi precoci ci porta chiaramente verso una direzione di investigazione del fenomeno e delle patologie, in questo caso dell'HPV, che possano essere le più semplici, veloci e pratiche possibili. Noi lo stiamo vivendo ormai da un anno e passa con il Covid. L'esperienza che stiamo acquisendo in pochissimi mesi, le ricerche che stiamo finanziando in uno spazio temporale così breve, come è avvenuto e sta avvenendo nella parte vaccini, che sicuramente sono uno step fondamentale per la scomparsa negli anni delle patologie virali e infettive. Dall'altro lato l'accelerazione anche nel campo delle terapie ha a monte però uno sviluppo dell'aspetto diagnostico. La nostra azienda Tecnogenetics è attiva da oltre 35 anni, l'anno prossimo faremo 40 anni, siamo un'azienda italiana fortemente radicata nel territorio e nel tessuto italiano a livello diagnostico, lavoriamo essenzialmente nell'autoimmunità e nell'infettivologia, ma quello che ci caratterizza è che lavoriamo su più piattaforme tecnologiche.
Quindi partiamo dalla nostra profonda conoscenza delle apparecchiature in chemiluminescenza, che hanno consentito l'aggregazione negli ultimi decenni dei laboratori. Sono apparecchiature, diciamo, automatizzate, che consentono il processamento di un'enorme quantità di campioni ogni ora, 24 ore su 24, e poi da oltre 10 anni ci occupiamo di genomica, di genetica. Siamo partner in Italia del più grosso produttore al mondo di macchinari di sequenziamento, di NGS, e abbiamo una specializzazione interna in questo settore. Il Covid ci ha portato a ricercare, a sviluppare, a produrre sistemi anche in altre due piattaforme tecnologiche importantissime, che sono i PCR molecolari, e quindi l'amplificazione per cercare la parte, diciamo, di presenza dell'RNA di virus, in particolare del Covid. Un ultimo, il settore del POCT e quindi dei test rapidi e point of care, sui quali noi ci siamo specializzati e ci stiamo specializzando in maniera molto, molto netta, perché partendo sia dai rapidi serologici, ma anche dagli antigenici, abbiamo dato il nostro piccolo contributo per poter far fronte a questa pandemia che ha colpito l'Italia in primis nei paesi occidentali e che purtroppo ci sta ancora tenendo sotto scacco. Test rapidi che sono molto importanti e che all'inizio, diciamo, c'è stata molta confusione, ma ormai credo che si sia chiarito e sia chiaro e avvalorato che i test rapidi consentono uno screening semplice, facile, efficace, è uno screening di primo livello che consente di poter individuare i pazienti affetti da determinate patologie. Lo stiamo sperimentando col Covid, siamo passati hanno diverse tipologie. Il rapido sierologico serve per l'individuazione degli anticorpi, mentre gli antigenici o nasofaringei o salivari, che sono gli ultimi che stanno arrivando sul mercato, servono invece ad individuare la presenza del virus. Ora il nostro impegno, siamo veramente onorati di far parte del progetto HPV Board, perché è chiaro che la diagnostica è molto presente nel problema, soprattutto a livello, diciamo, dopo lo sviluppo dei PAP test e dei test che si basano sulla ricerca degli acidi nucleici, e quindi PCR o anche il sequenziamento del genoma del virus, e quindi NGS, crediamo che si possano applicare le stesse logiche e metodiche sulle quali ci stiamo confrontando per il Covid anche per quanto riguarda l'HPV. In particolare Tecnogenetics, al di là del background sullo sviluppo di test rapidi a base di membrana, e quindi parliamo di lateral flow o cassetta, che sono quelli più comunemente utilizzati negli ultimi mesi, Tecnogenetica ha sviluppato da ormai circa 9 mesi una propria tecnologia patentata che lavora con una sensibilità e una specificità superiore a quella del lateral flow, sempre partendo dalla funzionalizzazione di nanoparticelle colloidali, oro colloidali, che hanno una particolare caratteristica, cioè quella che se funzionalizzate e quindi se gli si insegna a individuare il virus, lo rintracciano e si avvicinano al virus in modo tale che si possa poi rilevarlo in maniera più o meno semplice. Nel caso dei test a cassetta lateral flow, si legge la banda sulla cassetta della presenza o meno del virus. Nel caso invece del nostro nuovo metodo, si basa invece su una funzionalizzazione di nanoparticelle basate con una tecnica di risonanza plasmodica, quindi questo ci consente di lavorare su fase liquida e rendere il test più sensibile e molto più specifico, rimanendo sempre nella praticità e nella diciamo semplicità di utilizzo di un test rapido. Noi crediamo che
l'esperienza che stiamo facendo nella sperimentazione del comparto nanofaringeo e anche salivare ci possa dare una mano per poter dare una risposta a quello che è un po' l'obiettivo, uno degli obiettivi dell'HPV board, che è quello della diagnosi precoce in maniera semplice, efficace, per poi chiaramente essere confermato dai test standard e i gold standard, come si chiamano, e che vengono utilizzati in particolare per la parte della parte uterina o del collo dell'utero. Poter poi invece utilizzare, partendo dai test rapidi, un'analisi e diagnosi precoce anche per il comparto orofaringeo. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto e, partendo dalle nostre ricerche, faremo di tutto per supportarlo al meglio. Ringrazio di nuovo per la partecipazione il dottor Riva e cedo la parola ai relatori. Grazie. Grazie dottor Cincotti, grazie moltissimo. Diciamo che il prossimo nostro step è quello di presentare eventualmente, se saremo in grado e scientificamente provato, questo test, e lo faremo il 26 settembre a Fiuggi al congresso nazionale del Cenacolo Odontostomatologico del Centro Italia, di cui io sono presidente e che fa parte dell'HPV board, e quindi ci diamo delle scadenze sicuramente abbastanza veloci. Io, come sono abituato, sto sempre sul pezzo. Il suo profilo è scritto Connect, eppure io sono sempre Connect, per cui insomma diciamo che assieme al professor Paludetti, al professor Rengo, al generale Sebastiani, penso che potremmo ritrovarci a settembre per poter almeno dire quello che abbiamo fatto in questi mesi e andare a cercare di diminuire sensibilmente quelle che sono gli effetti di questo virus. È una situazione educativa, è chiaro che noi non possiamo risolvere tutti, ma se lo Stato, le istituzioni non investono in quelle che sono delle campagne di prevenzione, noi fra qualche anno veramente saremmo un paese senza soldi, perché non possiamo pensare di coprire tutte le spese e non investire nulla nella prevenzione, ma anche specialmente nell'educazione dei cittadini, che devono essere portati alla responsabilità di comportamenti sicuramente almeno non scorretti, e quindi migliorare quelle che sono le loro attenzioni anche verso la collettività. Adesso, se ci sono qualche persona che è collegata nella sala cosiddetta gialla, che vuole fare qualche domanda. Sentiamo il signor Silvi se ha avuto qualche richiesta. Se non l'avesse avuta, noi poi, adesso me lo comunicate, signor Silvi, noi possiamo chiudere questa giornata, che è stata una giornata veloce, un convegno che è stato organizzato in pochissimi giorni, e questo mi fa piacere. Insomma, il CNEL ha dimostrato una massima attenzione a questa problematica, perché i problemi sanitari sono problemi che hanno portato una povertà a tutto a livello mondiale, cioè è stato peggio che una guerra mondiale. Insomma, diciamo che per colpa di un virus il mondo si è fermato e fortunatamente gli stati, e in questo momento anche il nostro governo, ha capito che bisogna avere un'attenzione verso il cittadino, bisogna lasciare stare alcune regole economiche, ma cercare di fare sopravvivere le persone. Quindi, signor Silvi, ci sono domande? Se no, io andrei. Non c'è nessuna domanda, dottore. Quindi sono tutti fiduciosi che noi riusciremo a portare questi eventualmente test, e quindi io ringrazio il professor Treu per l'ospitalità, la dottoressa Ancora, il professor Paludetti, il generale Sebastiani, il professor Rengo e il dottor Cincotti. E vi ringrazio molto. Grazie.